Buonasera a tutte e a tutti. Rubo pochi minuti alla presentazione e alla discussione che seguirà, soltanto per un saluto di benvenuto, o forse potremmo dire anche di bentornato, visto che iniziamo questa sera la seconda edizione dei Giovedì del Parri, il ciclo di presentazioni di novità editoriali che è stato ideato nel 2021 appunto dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Do un benvenuto a nome dell'Istituto e in particolare del gruppo di lavoro che rende possibili questi appuntamenti, a cominciare da Giulia Albanese, che tra poco coordinerà l'incontro, Antonella Salomoni, Laura Bordoni, Annalisa Cegna, Filippo Focardi, Sara Zanisi e Igor Pizzi Russo e Ruggero Pedroletti che curano la realizzazione tecnica. Come avrete forse avuto modo di vedere in rete sul sito del Parri, sono già in calendario sette presentazioni tra febbraio e giugno. Gli altri appuntamenti, almeno tre, seguiranno dopo la pausa estiva. E discuteremo di volumi che permettono di ragionare di guerre e di resistenza, ma anche di culture politiche e militanza, così come di diritti e lotte per conquistarli. Aggiungo un ringraziamento per tutti gli autori e le autrici che hanno accettato di discutere in questa sede il loro lavoro e insieme a tutti gli studiosi e le studiose che si sono impegnati a contribuire al dibattito su ciascun volume. E in questa giornata non proprio facile, credo comunque che la presentazione del libro di Lucia Ceci, appena uscita, sia davvero un buon modo per iniziare questa nuova edizione dei Giovedì del Parri. E lascio la parola a Giulia Albanese. Grazie Chiara, è un onore moderare questo incontro che appunto si concentrerà sulla una riflessione sull'importante volume di Lucia Ceci, La fede armata, cattolici e violenza politica nel Novecento. Il volume è di grande attualità, come dimostrano già le prime ricezioni che ha avuto nella stampa. È un volume appunto importante, un volume che ci racconta e discute dei percorsi di moralizzazione della violenza e di legittimazione della violenza da parte della religione, e in particolare in questo caso la religione dei cattolici, nel corso del Novecento, con uno sguardo globale che abbraccia il Messico, la Spagna, l'America Latina, il Ruanda e anche l'Italia. Chiaramente è un volume che rinnova le sue domande in una fase in cui il crescere di intrecci tra violenza, religione e politica alla fine del Novecento hanno in qualche modo obbligato gli studiosi e le studiose a interrogarsi sul rapporto appunto tra questi temi. Lucia Ceci lo fa a partire da una grande esperienza di ricerca su molti dei campi attraversati. Il volume riprende, riprende delle domande che probabilmente erano già sorte fin dalle sue prime ricerche sulla teologia della liberazione in America Latina, confluite poi in un volume edito da Franco Angeli nel 99, ma anche del rapporto tra fascismo e cattolicesimo che è stato per diversi anni al centro dei suoi interessi di studiosa, oltre che di quelli, tra cattolicesimo e colonialismo. Quindi, in qualche modo, si intreccia con dei filoni di studio che sono, questo volume si intreccia con dei filoni di studio che sono di grande, attualità, ma lo fa a partire da, competenze, risalenti in qualche modo e che sono state parte di un percorso di ricerca, dell'autrice, negli anni passati. Quindi penso che sia un'occasione importante per riflettere e lo è in un momento importante e delicato come quello che stiamo vivendo e che non possiamo in qualche modo di dimenticarci di cui non possiamo dimenticarci. Per il Parri è questo incontro e questa serie anche un modo per ribadire la centralità dell'attenzione alla ricerca che l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ma gli istituti della rete del Parri hanno e hanno sempre avuto, e anche in qualche modo per riaffermare questa nostra vocazione, anche quando il Ministero dell'Università e della Ricerca rifiuta
aumenta il finanziamento all'istituto per la prima volta dopo tanti anni nella sua tabella triennale. Noi siamo, diciamo, come istituto nazionale sconcertati da questa decisione, ma certamente non, diciamo, non per questo ci esimeremo dal lavorare con passione e diciamo, rigore scientifico sui temi che ci sono cari e nelle linee di ricerca e di attività e di divulgazione, che sono quelle e di conservazione del patrimonio storico e culturale di questo paese, che sono quelle che ci hanno sempre guidato nell'azione fin dalla fondazione dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento e Liberazione in Italia, ora Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Sono particolarmente felice di lasciare adesso la parola ai nostri due relatori che ci introdurranno a questo volume. Non abbiamo pensato chi comincia, quindi andrei in ordine alfabetico e comincerei con Alfonso Botti, che è professore all'Università di Modena e Reggio Emilia e che si è occupato di storia italiana e spagnola nel XIX e nel XX secolo, con attenzione particolare al riformismo e all'integralismo cattolico, anche in chiave comparata. Tra i temi rilevanti che ha analizzato ci sono il rapporto tra nazionalismo e cattolicesimo, il nazionalismo basco, l'evoluzione delle culture politiche e di appartenenza nella Spagna post-franchista. È condirettore e fondatore di Spagna Contemporanea, una rivista importante per gli studi sulla Spagna del Novecento, non solamente in Italia, e tra i suoi libri mi piace ricordare Luigi Sturzo e la guerra civile spagnola, Siero di Nero e Nacionalcattolicismo in Spagna, Alianza Editoriale 2008. Lascio intanto a lui la parola e poi presenterò Matteo Milla. Grazie Giulia. Io ringrazio il Parri per l'invito a presentare e discutere il libro di Lucia Ceci. Mi unisco allo sconforto che segnalava poco fa Giulia Albanesi sul mancato finanziamento all'Istituto Parri. E dico subito che il tema del rapporto tra religione e violenza è di quelli che fanno tremare le vene ai polsi. Nel senso che si tratta di un problema dallo spessore plurisecolare, anzi che riguarda l'intera storia dell'umanità, e che nel corso degli ultimi decenni, nei quali il tema ha conosciuto un'articolazione ulteriore con quello dei rapporti tra religione e terrorismo, ha visto una pluralità di approcci, dall'antropologico al teologico, passando per interventi di natura eminentemente storica. In questo ambito di studi, solo per dire dei più recenti, in relazione all'Italia, abbiamo avuto i lavori di Guido Pambini sul terrorismo italiano, di Alessandro Sant'Agata sulla resistenza in alcune zone del Nord-Est, di Matteo Caponi sulla sacralizzazione della Grande Guerra e più in generale, e dunque non solo in relazione all'Italia, di Daniele Menozzi sui percorsi di desacralizzazione della guerra da parte del magistero ecclesiastico. E più recentemente sulla categoria di crociata. È in questo campo di studi che si colloca anche quest'ultimo lavoro di Lucia, che ha per oggetto alcuni casi di studio novecenteschi che coprono un arco cronologico ampio, grosso modo un secolo, perché parte dal 1914 e arriva al secondo millennio inoltrato, un lavoro che adotta una prospettiva internazionale, quindi di notevole respiro e spessore. Anche per il riferimento alle fonti e alla letteratura storiografica, poi farò dei riferimenti più puntuali. Il focus è rappresentato da una parte dalle elaborazioni teorico-teologiche volte a giustificare il ricorso alle armi e alla violenza dal punto di vista cattolico e dalle conseguenti pratiche derivate da queste elaborazioni e giustificazioni. È quello che Lucia chiama la moralizzazione cattolica della violenza politica, con annessi e connessi come il tema del sacrificio e del martirio. Questo da una parte, mentre dall'altra la ricerca mette a fuoco l'atteggiamento dell'istituzione ecclesiastica di fronte alla violenza, con la sua dottrina, le sue prese di posizione, le sue oscillazioni e ambiguità e anche con i suoi silenzi.
I casi di studio presi in considerazione e che sono presentati in ordine cronologico vanno dalla insurrezione irlandese della Pasqua del 1916 alla sacralizzazione della Grande Guerra, all'arditismo bianco, cioè cattolico in chiave antisocialista e più moderatamente antifascista, la tolleranza del clero di fronte alle violenze dello squadrismo. Poi c'è un capitolo dedicato alla guerra dei Cristeros nel Messico degli anni 20, un altro sulla guerra civile spagnola. Il volume si sofferma poi sul rapporto con la violenza del gruppo dei cattolici comunisti romani nel quadro della Resistenza e sulla coeva legittimazione della guerra fascista e poi della violenza antipartigiana da parte di Don Tullio Calcagno nella Repubblica Sociale Italiana. Un altro capitolo è dedicato alla rivolta di Ungheria del 56 e alla guerriglia antibritannica dei cattolici repubblicani irlandesi. Poi si sposta nel continente dell'America Latina, presentando i percorsi di alcuni cattolici e sacerdoti che entrano nella guerriglia rivoluzionaria, scusate, cominciando dal caso più noto e emblematico, quello di Camilo Torres in Colombia, nel quadro della strategia fochista avviata dal Che Guevara, teorizzata da Régis Debray in Bolivia. Capitolo sulle Brigate Rosse in Italia, sul genocidio dell'etnia Tutsi in Ruanda negli anni 90, per poi nel capitolo finale presentare più sinteticamente altri casi meritevoli di attenzione, quali quelli dell'opposizione cattolica al regime di Marcos, con il parallelo sostegno all'Aquino nelle Filippine, il caso del Cile di Allende, quello dell'ETA nei Paesi Baschi, del Perù di Sendero Luminoso, fino al terrorismo antiabortista negli Stati Uniti. Si tratta di terreni, lo diceva prima Giulia, in alcuni casi nuovi per lo studio di Lucia, mentre per altri è del tutto evidente la messa a fuoco di ricerche svolte in precedenza e quindi la messa a fuoco e sfruttamento di conoscenze e competenze acquisite nel corso degli anni. Penso ai lavori, lo ricordava prima Giulia, sulla teologia della liberazione, sull'Ottavo Gutiérrez, quelli sul mondo delle missioni cattoliche in Africa e ovviamente quelli sul rapporto tra Chiesa e fascismo. Nel volume il rapporto tra cattolicesimo e violenza si decanta, a seconda dei casi, in vario modo e con varie declinazioni politiche da parte dei diversi soggetti, individuali o collettivi, ma comunque sempre non statali, che ritenendola giustificata dal punto di vista della morale cattolica, optano per strade e soluzioni che fanno ricorso alla violenza, di fronte ai quali i soggetti individuali e collettivi sta l'istituzione ecclesiastica, magistero pontificio, vescovi, ma intellettuali cattolici, teologi, le cui posizioni Lucia pure studia, pure indaga. Posizioni che in entrambi i casi pensano e operano e si pronunciano in riferimento ad alcuni paletti, per così dire, che stanno nella dottrina e nella tradizione cattolica, ma che hanno un ancoraggio meno solido di quanto è dato pensare. Paletti rappresentati dalle posizioni sul rispetto dell'autorità costituita, etiam discoli, quindi anche se malvagia, sulla controversa liceità del tirannicidio e la liceità tomista della ribellione o rivolta contro i poteri costituiti, in presenza di alcune condizioni, che sono quelle fissate dalla Summa Teologica, e l'altro paletto, l'altro punto di riferimento, è rappresentato dal discorso sulla guerra giusta, paletti però che conoscono, come dire, oscillazioni, variazioni a secondo dei tempi e dei contesti. Emblematico a questo proposito, per quanto riguarda il Magistero, è il passaggio della firmissimam constantiam, noves muy conocida, è il titolo spagnolo che circola in riferimento all'enciclica del 37 sul Messico, dopo la guerra cristera, ma letta, così viene letta in Spagna, come riferita alla Spagna della guerra civile, in cui Pio XI afferma di non vedere come sia possibile condannare, cito, quei cittadini che si unissero per difendere con mezzi leciti e idonei se stessi e la nazione contro chi si avvale del potere pubblico per rovinarlo. O un passaggio della Populorum Progressio del 67 di Paolo VI,
in cui l'insurrezione rivoluzionaria era definita fonte di squilibri, salvo, cito, nel caso di una tirannia evidente e prolungata, fine citazione, che attentasse, torno a citare, gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuocesse, fine citazione, e nuocesse al bene comune del paese. Passo che fu letto in determinati ambienti come un'apertura alla lotta rivoluzionaria. A costo di essere troppo approssimativo, ma per capirsi credo che lo si possa dire, si tratta di uno spettro di casi, di un ventaglio di casi, che vede elaborazione pratiche, per così dire, di destra, quando non di estrema destra, di sinistra e altre di più difficile decifrazione, come quelle di natura o apparente natura etnica, nazionale o nazionalistica. Tirannicidio del presidente messicano Obregón nel 28, la ribellione a un potere considerato ingiusto perché contrario alla Chiesa, quello dei Cristeros in Messico, ma quello dei militari spagnoli contro la Repubblica, o contro il dominio oppressivo di un popolo da parte di un altro, caso irlandese, ma anche la rivolta ungherese del 56. O si configura come risposta armata con la guerriglia alla violenza istituzionalizzata del sistema politico, come in America Latina, fino al terrorismo antiabortista, dicevo prima, che giunge a legittimare l'omicidio del medico abortista per impedire il compimento di altri omicidi. Il volume offre una panoramica molto ricca di dati, tutti ben documentati, in cui ogni caso viene contestualizzato in riferimento alla storia precedente e al quadro sincronico complessivo, in cui all'utilizzo della letteratura storiografica internazionale si aggiungono alcuni carotaggi effettuati su fonti inedite di prima mano. Penso in particolare alla documentazione del Sant'Uffizio che Lucia utilizza per svelare il retroscena dell'attacco alla Croix e al suo direttore, padre Merkel, reo di aver pubblicato il testo di una conferenza di Alfredo Mendizábal, personaggio che io amo molto e che ho studiato per diversi anni, è un democratico, diciamo uno dei pochissimi, forse l'unico in quegli anni, democratico cristiano che c'è nella Spagna degli anni 30, ma più che un democratico cristiano, è un cristiano democratico che si trova in Francia nel momento in cui c'è la sollevazione militare, resta in Francia. Ed è il principale promotore dei comitati per la pace civile e religiosa in Spagna, il comitato spagnolo è quello che presiede Mendizábal, il comitato francese è quello che vede la presenza di Maritain, Mounier e altri intellettuali cattolici francesi, il comitato britannico è quello che nasce per impulso di Sturzo, anche di Luigi Sturzo, anche se poi è il giornalista Stidde che lo presiede perché Sturzo considera non opportuna insomma, apparire in primo piano, ma diciamo, tutta la corrispondenza e tutto il lavorio che fa mostrano chiaramente che come sia Sturzo il vero artefice del Comitato Britannico e anche il sostenitore delle iniziative di Mendizábal. Bene, Mendizábal fa delle conferenze in alcune città della Francia e in queste conferenze sostiene che per i cattolici è lecito sia stare dalla parte di Franco sia stare dalla parte della Repubblica, cioè perché è uno, a suo modo di vedere, è una, diciamo una scelta che va fatta in base a criteri di natura politica, non di natura religiosa, che vuol dire che la guerra, una critica radicale all'idea della guerra civile come crociata. Benissimo, fa queste conferenze, la Croix gliele pubblica e riceve una reprimenda da parte della Santa Sede e il maestro dei Sacri Palazzi, Mario Cordovani, pubblica, sferra un attacco nel dicembre del 30, del 37, del 38 contro Mendizábal e diciamo. Va considerato il fatto che fino a quel momento la Santa Sede, l'Osservatore, non aveva detto niente sulle posizioni pacifiste o da Terza Spagna dei cattolici democratici spagnoli, e la prima volta, è l'unica volta che interviene, la prima volta che interviene lo fa per stigmatizzare questo atteggiamento. Bene, nel volume di Lucia,
c'è questa parte per me inedita, ma credo inedita per tutti, dell'intervento per colpire la Croix e il padre Merkle, a causa appunto della pubblicazione di questa conferenza, così come, sempre partendo dalle fonti del Sant'Uffizio, vengono fuori aspetti interessanti relativi al 43 e al 44, relativi ai cattolici comunisti, e su altro versante ad un Tullio Calcagno. Ma voglio dire, nel volume ci sono anche figure non proprio di primissimo piano, ma rilevanti nell'economia del ragionamento storiografico dell'autrice, e tra i tanti uno dei personaggi, diciamo, imbarazzante che mi ha colpito è quello dell'arcivescovo di Ayacucho in Perù, Juan Luis Cipriani, dell'Opus Dei, che si segnala per la sua refrattarietà al tema dei diritti umani dalla fine degli anni Ottanta per tutto il decennio successivo. Molto fine è anche l'analisi, perlomeno io ho trovato, l'analisi dei nessi tra cattolicesimo e terrorismo rosso in Italia, che manda, adesso lo dico in modo un po' brutale, ma manda in frantumi la categoria di cattocomunismo, che tanta fortuna ha avuto nel contesto italiano e che è stata usata in modo scriteriato ed invasivo, per cui qualunque cattolico che non fosse di destra era un cattocomunista, cominciando mettendoci nello stesso sacco anche Prodi e tanti altri, no? Questo sulla stampa. Una categoria che non è stata usata nel contesto spagnolo, dove il sintagma non c'è, ma che è stata ampiamente utilizzata, come dire, dal punto di vista del contenuto, per sostenere la tesi dell'origine cattolica del terrorismo dell'ETA, dimenticando una cosa, come dire, che è abbastanza semplice, che nella Spagna del franchismo, se si voleva studiare, se ci si voleva riunire, si andava, per studiare si andava nei seminari e per riunirsi si andava nelle parrocchie, quindi era evidente che diciamo, i luoghi d'aggregazione fossero le parrocchie. E che tutti erano cattolici proprio perché non era possibile essere un'altra cosa. Voglio dire, in Spagna c'era un. A me colpì molto quando lo scoprì tanti, tanti decenni fa, che quando uno non si sente bene, si sveglia la mattina con un po' di febbre e dice: "Oh, non mi encuentro muy cattolico, no? Oggi no, non sono molto cattolico." Voglio dire, capite cosa voleva dire? E quindi ecco, così come molto convincente. E qui però, diciamo, una lettura da ignorante, da profano, la mia, però, diciamo, leggendo mi ha convinto, è la storicizzazione delle categorie etniche nel caso del genocidio compiuto dagli Hutu a danno dei Tutsi nel 94 in Ruanda, paese, diciamo, tra i più cattolici dell'Africa, nell'assordante silenzio della Chiesa locale e centrale. Dico, ma convinto perché, per molti motivi, ma perché diciamo, la lettura che ne è stata fatta sui media e quello che ricordavo anch'io era l'emblema, l'esempio più clamoroso, più evidente, incontestabile del conflitto etnico, quando in realtà la cosa è molto più complicata e molto più articolata e l'etnico si intreccia con problemi sociali, con problemi politici. Questo perlomeno è quello che ho capito, poi Lucia mi corregge se è una forzatura. E ne esce, e concludo, anche dal volume, anche la trasversalità ideologica e politica di alcune pratiche, perché il martirio e il martire sono costruiti con gli stessi ingredienti e il martire svolge la stessa funzione, sia che si tratta del martire, che si tratti del martire cristero, ucciso o giustiziato dai soldati dell'esercito regolare messicano, sia che si tratti della vittima innocente della violenza anticlericale nella Spagna del 36, sia che si tratti del militante del Sinn Féin che si lascia morire in seguito allo sciopero della fame, sia del guerrigliero caduto in combattimento nella guerra amazzonica.
Questo è un tema probabilmente che andrebbe ripreso, che andrebbe sviluppato, sempre che sia vera questa impressione che ricavo io dalla lettura, cioè dal fatto che gli ingredienti sono gli stessi, la funzione che svolge è la stessa. Ma su questo evidentemente poi Lucia può replicare, può intervenire, può precisare. Penso sia inutile che dica che il libro mi è piaciuto e che lo ritengo un lavoro importante che dà un contributo alla conoscenza del tema del rapporto tra cattolicesimo e violenza nel Novecento. Grazie. Grazie ad Alfonso che ci ha proposto le chiavi importanti di lettura di questo volume. Io adesso lascerei la parola a Matteo Millen, che è professore all'Università di Padova, si occupa di violenza politica nella storia italiana ed europea del XIX e del XX secolo, e ha studiato in particolare lo squadrismo fascista dopo la marcia su Roma e la violenza politica nel ventennio che precede la Prima Guerra Mondiale. Tra le sue pubblicazioni ricordo in particolare Squadrismo e squadristi nella dittatura fascista del 2014 e diciamo, ovviamente è stato invitato a presentare questo libro per le sue competenze in termini di violenza politica e di culture della violenza. Ti lascio la parola, Matteo. Grazie Giulia, mi associo anche io, come ha fatto Alfonso, ai ringraziamenti per l'invito e vi assicuro che sono dei ringraziamenti sinceri perché leggere questo libro di Lucia Ceci è stata per me una bella opportunità per approfondire un tema su cui, come dire, le mie conoscenze sono molto approssimative. Nel senso che sono occupato, come ha accennato Giulia, soprattutto di violenza squadrista e di violenza delle destre in generale. Borghese, e non mi sono mai occupato direttamente in termini di ricerca del rapporto appunto tra violenza e cattolicesimo. A dire il vero, non mi sono mai occupato proprio di cattolicesimo. Quindi, in qualche modo, il libro è stato per me un'opportunità di conoscenza e un'opportunità di riflessione. Quindi, in qualche modo, vorrei mettere un po' le mani avanti e scusarmi preventivamente se la lettura che io ho dato del libro è inevitabilmente in qualche modo influenzata dal mio percorso scientifico, dal mio percorso di ricerca e caratterizzata soprattutto da una cosa ben specifica che è stata molto piacevole, cioè vale a dire una sorta di sorpresa continua. Di stimolo continuo nella lettura di questo libro. E se c'è una parola, se volete, un sostantivo che a mio avviso può descrivere questo volume, almeno secondo questa mia lettura personale, è quello della continuità. Cioè, vale a dire che il volume è una sorta di gioco di specchi continuo in cui non c'è mai, almeno dal mio punto di vista, una posizione in qualche modo netta, banale. È ovvia. E questo per diverse ragioni. Le complessità qui, da certi punti di vista, le stesse contraddizioni sono sempre dietro l'angolo. Ed è attorno a questa complessità e a queste contraddizioni che io vorrei un po' sviluppare la riflessione di oggi. Perché ovviamente, scusate, come dire, preciso, dico complessità e contraddizioni in senso estremamente positivo, cioè vale a dire di un modo di articolare l'argomentazione da parte dell'autrice, forse direi è lo stesso oggetto della ricerca che è estremamente contraddittorio e complesso, che genera una sorta di piacere nella lettura, ma anche e soprattutto nella riflessione su questi temi. Allora, al centro del libro, l'ha ricordato bene Alfonso Botti, c'è una sorta di triade, potremmo dire, cioè vale a dire il rapporto tra fede, violenza e politica, che non si scindono mai, esistono costantemente nel corso di tutta la narrazione. E in questa triade la violenza gioca una sorta, a mio avviso, di ruolo mediano, cioè vale a dire cerca di mettere in connessione la fede e i fatti. Le circostanze, le contestualizzazioni della politica. Ma la violenza è anche una sorta di agente, di attuatore che mette in atto questa sorta di travaso
continuo tra la fede e la politica e anche ovviamente nella direzione inversa dalla fede alla politica. Esemplare è il caso, ovviamente, è stato ampiamente citato, dei teologi della rivoluzione e dei teologi della liberazione, ma anche di coloro che in nome della fede e a costo di rinnegare la propria appartenenza alla Chiesa o di correre il rischio di essere espulsi, sono pronti a usare la violenza all'interno dell'arena politica. È il ruolo della figura già citata da Alfonso di Camillo Torres, che ricorre in qualche modo, varie volte menzionato nel libro. Da un punto di vista metodologico, quindi, la violenza è sicuramente l'oggetto del libro, ma è anche una sorta di grimaldello, se vogliamo, di strumento, di prisma attraverso cui è possibile comprendere la Chiesa e il ruolo della Chiesa e del cattolicesimo nella storia e nella politica del XX secolo. Uno strumento in realtà molto potente dal mio punto di vista, perché è estremamente sfaccettato, se vogliamo, estremamente contraddittorio e mai lineare e univoco. E qui emergono tutta una serie di tensioni in questo rapporto a tre tra fede, violenza e politica. Da un lato esiste sicuramente il carattere universale della fede e del cattolicesimo, che è universale per certi versi per definizione, lo dice il nome stesso, che si scontra invece con il carattere particolare della politica. È già stato citato da Alfonso Botti, ma esistono queste posizioni, se volete, neutrali, in cui si cerca di separare l'arena politica dall'arena religiosa. Ed è per certi versi ovvio quindi che il libro assuma e abbia una dimensione globale. Parlare di cattolicesimo e del rapporto tra cattolicesimo e violenza lo si capisce a fondo, appunto, nelle sue contraddizioni e nella sua complessità, se si adotta uno sguardo globale. Uno sguardo globale che è già stato ricordato, spazia sicuramente dall'America Latina all'Europa, l'Italia, l'Irlanda, la Spagna, ma anche con alcuni accenni, per esempio, all'Asia e alla vicenda delle Filippine. Nel corso di tutto il libro, le tensioni e la violenza non sono mai semplicemente tra coloro che usano la violenza e la giustificano in nome del cattolicesimo. Pensiamo per esempio all'Ungheria del cardinale Joseph Mindszenty, in cui la violenza e la lotta viene in qualche modo legittimata in funzione del contrasto all'ateismo sovietico e all'invasione ovviamente da parte delle truppe sovietiche dell'Ungheria del 56. Ma anche ovviamente la violenza è presente all'interno dello stesso mondo cattolico, in una sorta di rischio potenziale di guerra civile costante o molto frequente tra cattolici, in cui la funzione di dottrina e di arbitro, se mi permettete un termine poco scientifico e forse poco adatto, del Vaticano e della Curia Romana diventa estremamente complesso e complicato. In questo senso la fede e il riferimento al cattolicesimo può accomunare vittime e carnefici, democratici e sostenitori di svolte o autoritarie, e addirittura comunisti e fascisti. È stato già citato ampiamente il caso di Pio Calcagno, da un lato, quindi come dire, uno dei principali figure religiose a sostegno della RSI, e dall'altro lato dei comunisti cattolici di dei cattolici comunisti, scusate, di Orsicini e Chiesa e altri. Quindi in qualche modo un cattolicesimo che viene tirato per la giacchetta e che non sempre la Curia Romana riesce a, come dire, a essere un arbitro non assolutamente imparziale, ma in qualche modo anche autorevole all'interno di un gorgo della politica, di sviluppo dell'azione politica, che per certi versi ha tempi e velocità propri. Che forme assume la violenza all'interno di questa framework, potremmo dire, del cattolicesimo? La violenza è sicuramente la violenza agita,
sono già stati ricordati anche qui i cristeros messicani, ma anche lo stesso Camillo Torres che muore cercando di recuperare il suo mitra, ma è anche, forse soprattutto, la violenza subita. E qui è quella sia del bagno di sangue, per certi versi, purificatorio del clero cattolico spagnolo nel 36, ma anche per certi versi il paradigma, se volete, quello del martire, anche di quei martiri, se volete, per certi versi scomodi o non perfettamente inquadrabili all'interno di categorie consolidate, come è il caso di Bobby Sands del suicidio indiretto, per citare appunto Giuseppe De Rosa. In questo contesto c'è tuttavia una caratteristica, alcune caratteristiche secondo me, che accomunano questo rapporto tra violenza, cattolicesimo e politica. Nel senso che nel modo di interpretare da un punto di vista culturale la violenza subita, agita dai cattolici, c'è sempre un'idea di una violenza legittima. Cioè vale a dire che la violenza legata al cattolicesimo mai, e per gli studiosi, per chi si è occupato di fascismo, dal mio punto di vista la dissonanza è abbastanza evidente, non è mai una violenza fine stessa. Cioè vale a dire, esiste un'impalcatura e una elaborazione teorica e in parte anche pratica che continuamente, come una sorta di ossessione, torna al fine di giustificare la violenza. Per esempio, e sono solo ovviamente alcuni esempi, quando la violenza è agita, quindi quando i cattolici sono i perpetratori della violenza, viene sovente declinata in termini di legittima difesa, tra l'altro usando anche termini comuni alla giurisprudenza di marca laica e liberale, come quello del moderamine in culpate tutele, di cui parla Gonzales Ruiz, e quindi in qualche modo una violenza necessaria al fine superiore di tutelare e di difendere la Chiesa. Ma è anche, se volete, e in questo arriva immediatamente alla mente un po' tutto il riferimento all'apologia della liberazione e della rivoluzione, ma non solo, il ruolo in qualche modo di una violenza che viene legittimata, violenza agita, una violenza pratica che viene legittimata come risposta alla violenza sistemica, potremmo dire, strutturale del sistema capitalistico. Questo lo si vede chiaramente appunto in vari casi studio affrontati da Lucia Ceci, soprattutto ovviamente relativi al secondo dopoguerra in America Latina. E poi quando invece la violenza è subita, l'ho già accennato, fondamentale e centrale, l'ha accennato anche Alfonso Botti, è la categoria di martirio. Una categoria che altri movimenti politici, altre grandi ideologie del Novecento ovviamente prendono come spunto e usano il linguaggio della Chiesa Cattolica. È il caso ovviamente dei famosi martiri fascisti, per rimanere in Italia, del non martire, e qui è molto interessante il dibattito sviluppato da Lucia Ceci, Giacomo Matteotti, ovviamente martire per il fascismo e per il socialismo, ma considerato non tale, ma semplicemente, come dire, un avversario, un uomo politico, come dire, che corre i rischi del mestiere da una parte importante del mondo cattolico, soprattutto della Curia. Ma la categoria di martirio è fondamentale anche nel legittimare e nel portare avanti la memoria e la propulsione politica, potremmo dire, dei martiri dell'Easter Rising irlandese di Dublino nel 1916, dello Bobby Sands, ma anche per certi versi una sorta di martirio è anche quello di Nestor Paz Zamora, che muore da solo di fame e di stenti in una tenda mentre stava combattendo. In questo contesto, quindi, denso di rapporti molto stretti di politica e più in generale con la società, senza, come dire, scomodare Fernand Braudel, però mi pare, almeno dal mio punto di vista, che emerga nel corso del libro, emergano tre piani temporali, potremmo dire. C'è ovviamente il tempo breve, quello dell'evento, poi ci potrebbero dire, insomma, la dimensione evenemenziale,
l'Ungheria del 56, la guerra civile in Italia del 43-45, il genocidio del Ruanda. Ovviamente ogni capitolo ha molti di questi esempi. Contrapposto, diametralmente contrapposto a questo tempo, se volete breve, c'è un tempo millenario, per cui non è assolutamente raro che nelle proprie pronunciamenti il Sant'Uffizio, ma anche altri teologi o vescovi, si rifacciano dottrina alle tradizioni della Chiesa e citino, senza nessuna sorpresa, ovviamente, la dottrina tomistica o altri padri della Chiesa o quelli che Botti, nella sua presentazione pochi minuti fa, ha definito dei temi paletto, in qualche modo, che esistono un po' da sempre e che fanno parte della tradizione cattolica. Ma esiste, questo secondo me è una dimensione molto interessante, anche una sorta di piano medio o mediano, che è quello della società di massa. Cioè dire che, dal mio punto di vista, il libro può essere letto sicuramente in una dimensione globale, sicuramente all'interno di ogni capitolo, anche in una dimensione sincronica, quello che avviene in un determinato periodo di tempo, in alcuni casi studio, ma anche in una dimensione diacronica che si sviluppa nel corso di nove i capitoli. E qui è chiaro, dal mio punto di vista almeno, lo sviluppo di questa terna fondamentale, poiché violenza e fede cattolica, nel rapporto cangiante con la società di massa. Cioè, vale a dire, lo sviluppo, se volete, della società moderna e della politica moderna. E qui c'è uno scarto importante, credo, almeno dal mio punto di vista, io l'ho letto così, con il secondo dopoguerra. Cioè, vale a dire, a partire dal 1945, sembra che sempre più il Sant'Uffizio, la Curia Romana, facciano fatica a tenere il passo con l'elaborazione culturale, ma soprattutto con le forme agite e subite di violenza intraprese dal mondo cattolico. Cioè, vale a dire che in qualche modo la dottrina tradizionale, i ritmi stessi del Sant'Uffizio e della Curia Romana più in generale, ma anche in generale delle gerarchie cattoliche, facciano fatica a tenere il passo con lo sviluppo impetuoso, per certi versi, e rapido della politica e più in generale del rapporto culturale e ideologico tra violenza, fede e appunto politica e società. In questo contesto diventa estremamente o ancora più difficile, in qualche modo, mantenere delle linee nette, cioè vale a dire distinguere chi il buono, i buoni dai cattivi, per certi versi. Mi rendo conto che sono categorie molto astratte, ma c'è un esempio che anche qui, come dire, questa è la sfortuna costante di chi arriva a secondo, che Botti ha già citato, cioè vale a dire quello del Perù di Sendero Luminoso, che si rende autore, i suoi miliziani si rendono autori di uccisioni di massa, in cui la Chiesa cattolica viene considerata un nemico da abbattere. Per una sorta di ironia della sorte, i veri nemici cattolici non sono tanto le gerarchie tradizionali più conservatrici e reazionarie, ma viene visto di cattivo occhio e oggetto di particolare attenzione tutti quei movimenti, quelle associazioni, quelle iniziative più legate alla teologia della liberazione, con la convinzione che il vero nemico, anche qui, se volete, non una novità per i movimenti marxisti radicali, che il vero nemico venga da sinistra, o da quello che è una sorta di centro tendente alla sinistra, secondo la loro percezione. Il problema è che una parte importante della popolazione comune peruviana si trova in questo contesto tra due fuochi. Da un lato il radicalismo di Sendero Luminoso e dall'altra parte l'azione repressiva, violenta e brutale delle forze dell'ordine e delle forze armate. E qui è già stato citato, esemplare, credo, il caso appunto del vescovo Juan Luis Cipriani, vescovo di Ayacucho, che non solo non protegge le associazioni, i movimenti cattolici che lui ritiene vicini alla teologia della liberazione, che anzi bolla sostanzialmente di marxismo, ma addirittura, e qui
credo che la frase dica tutto, fa affiggere davanti alle porte della cattedrale non se acceptan reclamos sos derechos humanos, cioè vale a dire non protestate, non rompete le scatole relativamente ai diritti umani, nella considerazione che i diritti umani non siano nient'altro che una porta per far entrare il marxismo e la rivoluzione all'interno dello Stato e in generale della società. E qui in qualche modo, se volete, provo a concludere. Il libro credo sia un libro molto importante, che non deve assolutamente essere letto solo da coloro che si occupano di storia della Chiesa, ma che credo possa dire molto e far riflettere anche coloro che si sono occupati di temi molto diversi. Come ho già detto, ho particolarmente apprezzato il continuo gioco di Eckel, continua sorpresa che in qualche modo emerge nella lettura del libro. Anche qui sono già stati citati molti di questi esempi, il caso delle Filippine è esemplare, in cui l'abbattimento di un regime autoritario, altro poi, anche grazie all'appoggio della Chiesa Cattolica, non fa altro poi che creare un regime in cui la Chiesa è fortemente coinvolta e che in qualche modo limita alcune delle libertà che almeno nel mondo occidentale sono, tra cui per esempio il diritto all'aborto, nel mondo occidentale siamo in qualche modo, forse ora qua sono un po' troppo ottimista, abituati. Ma ovviamente l'ha detto e l'ha sottolineato anche Alfonso Botti, altrettanto esemplare delle contraddizioni interne al mondo cattolico è il caso ovviamente del genocidio Ruanda, col vescovo, per esempio col vescovo Perudin, che appoggia in modo molto convinto la rivoluzione Hutu, e questo è porto appoggio quasi alle estreme conseguenze. È sconvolgente scoprire dal libro di Lucia Ceci che la gran parte, la percentuale maggiore di morti durante il genocidio avviene nelle chiese che si rivelano delle vere e proprie trappole per compiere il genocidio. Credo che questo esempio sia uno degli esempi più emblematici e più forti del rapporto estremamente complicato che esiste tra fede, violenza e politica nel Novecento. Quindi, insomma, grazie ancora di questa opportunità e direi che posso fermarmi qui. Bene, grazie anche a Matteo Millan per questa lettura a più livelli del volume di Lucia di Lucia Ceci. Adesso lascerei la parola per una replica e per alcune considerazioni all'autrice, che ho già presentato e che insomma appunto nelle sue principali linee di studio, e nel farlo vorrei ricordare al pubblico che ci sta seguendo online che è possibile anche rivolgere domande o chiedere o diciamo o risolvere curiosità per chi non avesse letto il volume Lucia Ceci tramite la chat che c'è su Facebook, quindi se avete domande potete cominciare a scriverle e le utilizzeremo nel dibattito. Intanto lascio la parola a Lucia, ringraziandola ancora di aver accettato di essere qui e del lavoro che ha svolto, che credo sia importante non solo per gli studiosi, ma anche, diciamo, più generalmente per un pubblico interessato alla storia, alla politica, e che permette di rinterrogarsi su un tema, diciamo, che per certi versi è stato un po' oscurato negli ultimi anni anche dalla violenza di altre religioni, no? E penso che una delle ragioni per cui Lucia anche diciamo si è interrogata sulla violenza del cattolicesimo sia anche stata, magari mi sbaglio, l'enfasi che nell'ultimo decennio c'è stata da parte dei mezzi di comunicazione, ma anche da parte dei diversi leader politici su l'intreccio tra violenza e islamismo, come se fosse, diciamo, una caratteristica esclusiva e non, diciamo, parte di un lavoro e di un discorso più articolato tra culture politiche, culture religiose, uso della violenza, che abbraccia il Novecento e non solo il Novecento. Ma non voglio rubare altro tempo e lascio la parola a Lucia.
Grazie Giulia e buonasera a tutte e a tutti. Diciamo è complicato, penso, un po' per tutti, no? Riflettere, stare qui a discutere in una giornata come quella di oggi. Quindi ringrazio ancora di più l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Giulia Albanese, Chiara Colombini, i due relatori Alfonso Botti e Matteo Milan. E ci tengo a dire che è per me davvero un piacere e un onore fare un primo confronto, una prima presentazione di questo libro in seno alle iniziative dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, della cui vocazione scientifica, del cui impegno per la promozione della ricerca storica e anche per la conservazione del patrimonio culturale, ecco, occorre riconoscere il contributo che ha dato e che continua a dare alla società italiana attraverso la rete degli istituti. E mi associo anche alle considerazioni, allo sconcerto anche che è stato richiamato prima da Giulia rispetto al mancato finanziamento da parte del MUR. Ed è un motivo ulteriore per continuare a lavorare in seno all'istituto, in seno alla rete degli istituti, con la massima serietà e il massimo impegno. Dunque, provo a raccogliere alcune sollecitazioni, no? Si diceva, si è stato giustamente detto che questo volume riannoda, raccoglie, no, alcuni interrogativi e domande di ricerca, ma credo anche tensioni etico-religiose, etico-politiche che hanno contrassegnato. Scusate, mi dovete scusare, ho i cani e sono sola a casa in questo momento, e che hanno contrassegnato il mio percorso di studio. Se mi date, non è bellissimo, se mi date un minuto devo butto fuori i cani, che dite? Mi scusate un momento? Vai. Il bello della diretta. Non chiameremo la protezione animali. No, ecco, ho avuto adesso un supporto. Dicevo, no, che riannoda da un lato degli interrogativi di ricerca e anche proprio di un percorso personale, individuale. Dall'altro lato però si incrocia questa riflessione, questa mia riflessione, e anche l'esigenza di ricostruire in chiave storica il tema della moralizzazione della violenza da un punto di vista religioso e in particolare dal punto di vista dei cattolici, con nuove domande, no, che sono state poste non solo alla ricerca, ma che sono emerse sul piano politico e politico-culturale dopo il 2001, no? Cioè 2001 che significa i fatti delle Torri Gemelle, significa la Guerra Santa, che significa la sacralizzazione anche, no, di una guerra dell'Occidente contro il mondo islamico, ma significa anche, no, in un contesto, se vogliamo, più italiano, significa fare i conti, no, con i fatti di Genova, del Global Forum e dell'esercizio della violenza da parte dello Stato. Credo che quello snodo, quel passaggio, no, del 2001 abbia anche sollecitato nuove interrogative, nuove domande sul versante italiano, anche in una chiave generazionale, no? Una chiave generazionale. Prima in apertura
Alfonso citava alcuni giovani studiosi, no? Alessandro Sant'Agata, Matteo Caponi e Guido Pambini, no? Sono studiosi che anche a livello generazionale si sono interrogati su questi temi, e credo non sia un caso, no? Che alcune domande di ricerca siano maturate anche all'interno di una generazione di studiosi, insomma, diversa anche dalla mia, insomma, se vogliamo, no? Pur essendo stata contemporanea e avendo partecipato, non personalmente, ma avendo partecipato emotivamente, politicamente ai fatti di Genova. Ecco, se diciamo c'è un 2001 tutto italiano che a mio avviso ha un impatto pure sulle domande della ricerca e anche della ricerca sulla violenza politica, non direttamente sul ruolo, non esclusivamente sul ruolo dei cattolici nella moralizzazione della violenza. È vero che il 2001 come fatto globale sollecita il fiorire, no, di un filone di studi che è quello dei terrorism studies, no, un filone enorme che via via si è moltiplicato sia di pubblicazioni, di libri, di riviste, di cattedre, un filone all'interno del quale la religione come fattore di legittimazione, no, della violenza, della guerra e del terrorismo è vista in una prima fase, è considerata in una prima fase come religione islamica, no? Nei primi studi, penso anche al lavoro di Hoffman, si parla dell'Islam, quasi che l'azionista di maggioranza, per così dire, no? Nella legittimazione delle azioni terroristiche non potesse essere che l'Islam, no? C'è poi anche una fase successiva, anche nel dibattito storiografico internazionale, in cui alcuni studiosi, penso a Hubert Meyer oppure a Buch, si interrogano sul perché, no, la religione abbia bisogno della violenza e perché la violenza ha bisogno della religione. No? È una domanda che è stata posta anche da antropologi, ma laddove al centro dello studio, no, di questi autori ci si confronta con il cattolicesimo, il rischio è quello di, in questi studi pure importanti, no? Hubert Meyer, Terror in the Mind of God, invece l'altro, quello di Buch, è sulla crociata, per l'appunto, no? In una prospettiva di lungo periodo, cioè dal Medioevo sino alla crociata anche di Bush contro l'Islam. Dicevo, il limite di questa letteratura internazionale è quello di una certa, non dico astrazione, cioè di una della tendenza a generalizzare a prescindere da precisi riscontri nelle fonti, no? Per cui, diciamo, si fanno delle generalizzazioni, si prendono delle categorie interpretative e si applicano a delle fasi storiche, no? O delle prospettive che pure sono importanti, il martirio, alcuni simboli propri della religione cristiana, se vogliamo, il fuoco, il sangue, la croce stessa, no? Si ripete che i cristiani dimenticano che la croce è uno strumento di condanna a morte, no? Di esecuzione capitale, no? Quindi in una parte di questi studi ci si interroga più sulle categorie, no? Sui simboli, e non sempre con adeguati riscontri documentari nelle fonti. Ecco, a me interessava tentare appunto di ragionare in chiave storica in questo senso, cioè quando, dove vengono la dottrina cristiana, i simboli cristiani, la prospettiva del martirio viene esplicitamente citata, no, per legittimare il ricorso
dedicato alla lotta armata contro le autorità in carica. Approfitto, insomma, di questo passaggio per dire che nel volume, no, anche la categoria di violenza politica è considerata nel senso specifico e, se vogliamo, limitato, di insurrezione violenta contro il potere in carica, contro i governi in carica, no? Quindi è la violenza insurrezionale, non è la violenza dello Stato. Ecco, dicevo, quindi sul piano metodologico questa importante pure letteratura internazionale che si è andata sedimentando e che ha anche prodotto in alcuni casi dei manuali sul tema religione e terrorismo, religione e violenza, un po' è il tratto distintivo del mio libro, dello sforzo che ho tentato di fare nel mio libro, è stato quello di trovare dei precisi riscontri nelle fonti. È evidente che, come sottolineava Matteo e come diceva anche Alfonso, in un lavoro, un'indagine di questo tipo, il lungo periodo è centrale. Perché? Perché nel cattolicesimo, e non solo nel cattolicesimo, il riferimento alla fonte stessa della fede, che può essere, non so, il Vangelo, l'Antico e il Nuovo Testamento, la tradizione teologica tomista, no? Quindi questo continuo tornare indietro alle fonti originarie della propria fede implica o implicherebbe una cronologia potenzialmente bimillenaria, no? Quindi per me, diciamo, la cesura, l'attenzione sul Novecento è stata una scelta metodologica, una scelta programmatica che ha una, come tutte le cesure, come tutte le scelte, insomma, è dolorosa per alcuni versi, però al tempo stesso necessaria, no? E mi interessava poi dare a questa ricerca, a questo lavoro, una prospettiva globale, perché pur nella difficoltà poi di ricostruire sempre compiutamente alcuni casi di studio, credo che la prospettiva globale sia l'unica che consenta, non dico di pervenire ad una lettura più approfondita, più complessa, più approfondita, ma per certi versi più approssimata rispetto all'immensa letteratura storiografica dei singoli casi, però anche più larga, e dunque più adeguata, no, per provare a ragionare, a pervenire ad alcune conclusioni, no? E quindi una prospettiva globale, dicevo, una prospettiva globale che però ha avuto come criterio, no, la scelta, l'individuazione di casi in cui il, chiamiamolo così, fattore cattolico agisce in maniera significativa e importante, no? Per questo appunto l'Irlanda, l'Italia, il Messico, l'Ungheria, nel contesto coloniale il caso del Ruanda, le Filippine e la Spagna. Dicevo l'importanza che sul piano metodologico riveste, no, il riferimento esplicito alle fonti, no? È una cosa ovvia per noi storici, non è sempre ovvia in questo filone di studi, no, che citavo prima, però per me è stato naturale, necessario e imprescindibile, oltre che confrontarmi, no, con la letteratura delle fonti teologica, la letteratura dottrinale e il magistero, e svolgere una ricerca presso l'archivio della Congregazione della Dottrina della Fede, ex Santo Uffizio,
perché è la congregazione che vaglia l'ortodossia, no, delle posizioni dei cattolici, anche, no, potendo contare sull'apertura di quell'archivio al periodo agli anni di Pio XII, no? E quindi limitatamente anche a quel periodo, quindi 1939-1958, ho cercato di fare una verifica abbastanza approfondita, no? Sui casi in cui il Sant'Uffizio era intervenuto per condannare il ricorso alla violenza insurrezionale, no? Quindi dal Messico alla Spagna, all'Ungheria e anche appunto alla resistenza, alla partecipazione cattolica, alla resistenza in Italia. E ho fatto scoperte per me, insomma, significative e interessanti. Verificando come in piena guerra e negli anni dell'occupazione, quindi tra il 1943 e il 1945, arrivano sul tavolo del Sant'Uffizio questioni diverse, cioè da un lato si chiede al Sant'Uffizio di prendere posizione contro la partecipazione dei comunisti cattolici, cioè anzi contro alla resistenza romana, e di prendere posizioni per condannare in particolare alcune affermazioni sulla violenza pubblicate sul giornale dei comunisti cattolici, cioè Voce Operaia. E insomma, la questione passa di tavolo in tavolo, ma alla fine la sintetizzo, no? Si decide di sovrassedere su quella vicenda, no? Quindi si decide di prendere contatti con Ossicini per insomma un'ammonizione benevola, ma non c'è una condanna della resistenza cattolica, non c'è una resistenza. Negli stessi anni, cioè arriva sul tavolo del Sant'Uffizio la questione, no, Don Calcagno, no? La questione del suo libro che incita, no, all'odio del nemico durante la guerra, che incita a non riconoscere, no, prima il governo Badoglio, poi governo dell'autorità, insomma, della CLNI, e là c'è una presa di posizione costante, c'è un fascicolo voluminoso, no, che condurrà alla scomunica, late sentenze di Don Calcagno, delle sue posizioni rispetto anche all'autorità ecclesiastica e alla Repubblica Sociale, al suo tentativo anche di creare una chiesa alternativa, alla Chiesa di Roma, ma questo sarà nella fase finale. Ma in tutta la fase intermedia viene messo al bando e viene scomunicato questa esaltazione dell'odio del nemico, no? E non si trovano riferimenti, ad esempio, alla questione dei Cristeros al Sant'Uffizio, ecco, ma su queste due vicende parallele ho trovato significativo appunto la messa a punto dottrinale che viene realizzata sul tavolo all'interno del Sant'Uffizio attraverso consultazioni di teologi di primo piano. Il tema, la questione del riferimento alle fonti è importante, mi piace anche tornare su questo punto. Nella questione del terrorismo italiano, no? Si ricordava anche prima, già
nel 78, nel 1978, Giorgio Bocca dice che scrive, insomma, nel suo libro All'indomani del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro, che terroristi e cattolici condividevano lo stesso desiderio di dogma, di solidarismo, di valori assoluti, e introduce quella categoria di cattocomunismo che sarebbe stata poi fortunata sul piano giornalistico. E diciamo, quest'idea, no, di una componente cattolica nelle BR torna poi in alcune memorie postume, no, ad esempio di Franceschini, sino a diventare anche una tesi interpretativa, cioè il fatto che ci fosse una componente, una responsabilità cattolica all'interno delle Brigate Rosse, no? E su questo, ecco, l'interpretazione, la lettura che io do nel volume, nelle pagine del volume, si distacca, prende le distanze da questa lettura, perché non ci sono le esemplificazioni che vengono fatte, ad esempio, intorno alla figura di Mara Cagol come la brava ragazza cattolica, perché andava in parrocchia, perché suonava la chitarra, perché partecipava ai campi scuola, no? Che viene fatta all'indomani della morte di Mara Cagol, no? Quindi quest'idea anche qui di una componente cattolica, soprattutto in quel caso anche in una chiave di genere, no? Una Mara Cagol portata sulla cattiva strada da Renato Curcio. L'EBR all'inizio, a metà degli anni 70, se avessero voluto, no, richiamarsi ad una sintesi tra cattolicesimo e rivoluzione, tra cristianesimo e rivoluzione, no, avevano alle proprie spalle, no, un repertorio che era stato ampiamente elaborato, tematizzato e proposto sia in America Latina, dalla teologia della rivoluzione prima, dalla teologia della liberazione, c'era l'esperienza dei preti guerriglieri, c'era tutta una giustificazione del ricorso alla lotta armata in una chiave cristiana, no? Dove si legittima il ricorso alla lotta armata per difendere i diritti dei poveri contro la violenza del sistema che determina la povertà e l'impoverimento. Allora, là dove non c'è un riferimento nelle fonti, no? Non si attinge a delle motivazioni che sono dentro alla prospettiva cristiana o cattolica, mi sembra, insomma, eccessivamente semplificatorio, no? E banalizzante dire che negli anni 70 un ragazzo, una ragazza di 25-28 anni era andato in parrocchia perché, insomma, nell'Italia degli anni 50, 45-50, no? L'esperienza della parrocchia o della pratica religiosa era un'esperienza così... ancora di massa in una società italiana, rurale. E, dice, come mi chiedono, qui mi chiede Francesca Perugia, come sono stati scelti i casi di studio. I casi di studio, ecco, sono stati scelti da un lato, lo dicevo prima, no? Sulla base della centralità che il fattore cattolico ha avuto nella legittimazione della violenza insurrezionale. E quindi laddove diciamo, alcuni motivi, argomentazioni o prospettive sono state esplicitamente richiamate. Quindi questo è stato un criterio, un criterio che ha una dimensione cronologica e geografica. E l'altro criterio che ho utilizzato nel selezionare i casi di studio è stato anche quello di cercare vicende e temi
per certi versi diversi tra loro, cioè la prospettiva nazionalistica, no? È il caso ad esempio dell'Irlanda, la legittimazione della violenza rivoluzionaria per difendere una società tradizionale, no? Come è il caso del Messico, e mi interessava anche vedere come questi dispositivi agivano, no? Hanno agito nel corso della Guerra Fredda, e di qui il caso, no, della rivolta ungherese, il caso di Mizinti, ma non solo il caso di Mizinti, perché lì, diciamo, io quello che ho cercato poi di ricostruire nel capitolo sulla Guerra Fredda è la mobilitazione globale per difendere i combattenti per la libertà in Ungheria. Il contesto coloniale e così via, no? E a proposito dell'Ungheria, ecco, è importante anche ricordare un punto, no? Cioè la questione della moralizzazione della violenza contro e della violenza insurrezionale. Diciamo, risulta decisiva nel caso della violenza politica, perché lo stesso no, individuo che ricorre alla violenza contro un governo può essere considerato un terrorista o un freedom fighter, un combattente per la libertà, no? Se la sua azione viene legittimata e moralizzata. Ecco, io penso adesso mi posso fermare qui. Ringrazio ancora. Grazie a te, Lucia, per questo intervento. E io adesso forse lascerei, se Alfonso e Matteo vogliono, una veloce battuta o qualche domanda per Lucia molto rapidamente. E noi abbiamo un po' l'abitudine di essere puntuali e di fare questi incontri in un'ora e mezza precise, vorremmo mantenere, a meno che non ci siano domande dal pubblico. E passo la parola forse nell'ordine inverso a Matteo e a Alfonso. Sì, io ho una curiosità, diciamo. Cioè, vale a dire, hai trovato esempi, come dire, di racconti o di testimonianze in cui c'è una riflessione esplicita sulla moralità della violenza? Cioè, a me ha colpito molto il... si sente, sì? Ho perso il sostantivo sulla... Sulla materialità della violenza. A me ha colpito molto quando l'episodio di Camillo Torres e del Mitra, oppure racconti anche per esempio durante l'invasione sovietica dell'Ungheria, c'è alcuni riferimenti alle armi, ma in generale all'atto di uccidere, che pure è molto comune, per esempio, non lo so, parlo sempre delle cose di cui mi occupo io, della memorialistica fascista, ma è ovvio, per così dire. Però i cattolici che uccidono in qualche modo raccontano l'atto di uccidere da un punto di vista, appunto, della sua materialità, di cosa esso significhi in quel determinato momento, e anche, se vogliamo, nell'esperienza di uccidere. Cioè, uccidere non è semplice, diciamo così, non solo ovviamente per motivi morali, ma anche per motivi, come dire, pratici e concreti. Usare un fucile, per chi non ha fatto servizio militare, non è immediato. Quindi questa componente che in altri studi sulla violenza, come dire, alcuni la chiamano con termini tecnici, praxeologia o prasseologia della violenza, esiste anche per i cattolici, o è più un discorso, come dire, per certi versi su un piano più ideologico, se vogliamo, di riflessione del culturale o legato alla dottrina? Grazie Matteo, passo la parola ad Alfonso se vuole. No, devi accendere il microfono. Sì, no, dico, lascia rispondere, perché se no non ci stiamo nei tempi. Va bene.
Guarda, la risposta sarà piuttosto breve perché la domanda che mi poni, Matteo, me la sono posta costantemente, perché il mio interesse principale era proprio su questo, era sulla moralizzazione della violenza agita e quindi l'aspetto anche della materialità o della prassiologia della violenza è stato un aspetto che sono andata a cercare nelle fonti, cioè rimane un non detto, rimane un rimosso e quindi questo che cosa può significare, no? Può significare da un lato e forse che per certi versi si trattava di una spinta soprattutto ideale, ideologica, per cui appunto Camillo Torres cade la prima azione armata di guerriglia, Nestor Paz muore di fame prima di partecipare alla prima azione armata di guerriglia. E i freedom fighters al tempo stesso, insomma i giovani combattenti per la libertà ungheresi, anche nelle fotografie, no, che circolano sui media mondiali, vengono ripresi, rappresentati, no, mentre imbracciano un fucile, no, per quanto un fucile, no, della seconda guerra mondiale, immagino, poco efficiente, quindi si può trovare traccia forse nelle rappresentazioni che vedono, non so, il guerrigliero, il prete guerrigliero con il mitra o il freedom fighter con un fucile, però è una descrizione dell'atto di uccidere, ecco, io non l'ho trovata direttamente nelle fonti. Grazie Lucia. Forse Alfonso farà una domanda o due. No, diciamo, te l'avevo chiesto, forse non sono stato chiaro nell'ultima parte del mio intervento. Cioè, a me risultava che la costruzione della figura del martire fosse speculare nei vari contesti, cioè come viene gli ingredienti con i quali viene costruita e l'uso che poi ne viene fatto. È una percezione mia o è così? Grazie Alfonso. Il martire, tu dici nel corso del Novecento, mi dici? Sì, insomma, sì, chiaro, dei casi che tu studi. Allora, nei casi che io studio, dunque, c'è intanto una compenetrazione, no, tra registro religioso e registro politico, cioè la prospettiva del martirio, è il martire per la libertà, non è no, il martire in odium fidei, no? C'è un'ibridazione, ecco, dei registri linguistici tra il martirio così come viene concepito anche nel linguaggio politico e nel registro politico e il martire, colui che attraverso l'effusione del sangue, no, difende la propria fede religiosa, che è una prospettiva specificamente cristiana, cristiano-cattolica. La questione poi del martirio per la giustizia è uno spostamento del discorso martiriale dal piano della fede al piano anche, no, politico, insomma ideale, quindi indirettamente ricollegabile alla fede, viene posta con forza dopo l'uccisione di Monsignor Oscar Romero, no? È lì che è lì la prospettiva del martirio in odium justitiae e quindi il riconoscimento del martirio di Monsignor Romero che pone ai fedeli, ai cattolici, anche a Roma, no? Insomma,
qualche domanda in più, qualche questione in più, che però sarà poi sciolta soltanto con Papa Francesco, no? Il riconoscimento anche del martirio in odium justitiae. Quindi sì, insomma, è una prospettiva che ritroviamo in tutto il libro, in tutto il Novecento, però tenendo conto sia di queste ibridazioni e compenetrazioni tra discorso religioso e discorso politico, e tenendo conto del fatto che la tematizzazione più specifica, no, del martire per la difesa di colui che viene ucciso in difesa, per difendere la giustizia, si ha soltanto da Oscar Romero in avanti e verrà accettato soltanto con Papa Francesco. Grazie mille Lucia, mi pare che abbiamo avuto una discussione molto rilevante sui temi della legittimazione, della moralizzazione della violenza. Sono purtroppo temi con cui dobbiamo continuare a fare i conti, e quindi penso che sia particolarmente utile che l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri abbia offerto questo tipo di riflessione anche in una giornata come questa, e di questo siamo grati innanzitutto a Lucia per il bel libro che ha scritto e per l'occasione di riflessione che ci ha offerto, e anche ad Alfonso Botti e Matteo Millan per le loro interlocuzioni e per la loro riflessione intorno a questo libro. E questo è il primo appuntamento, come vi diceva Chiara Colombini, di un ciclo di presentazioni che l'Istituto Parri ha organizzato per questo semestre, e il prossimo appuntamento sarà giovedì 3 marzo con il libro di Gianluca Fantoni, Storia della Brigata Ebraica, pubblicato da Einaudi nel 2022, quindi siamo sempre con libri recentissimi, e vi aspettiamo in quell'occasione, ringraziandovi per averci seguito e sperando di vedervi con noi prossimamente. Arrivederci a tutti e grazie ancora.